Nutella a volontà. Evviva. Cucina virtuale, oggi ci tocca riprendere la Nutella. Io non sono contentissima, lo faccio solo per lui perché sta spendendo... Neanche io, credimi, sono scontentissimo, arrabbiato, è una cosa pazzesca. Perché è da un mese che trangugia muffin alla Nutella della McDonald's. Questa cosa non gli fa bene e si vede, diteglielo. Ma soprattutto... Soprattutto non so quello che c'è dentro. Quindi se devo avvelenarlo con un po' di Nutella, tra virgolette, avvelenarlo, ragazzi, tutto vale che glielo dosi io all'interno del muffin e soprattutto che tutta la rimanente composizione sia di cose che passano dalla mia supervisione. Quindi se anche voi non potete proprio rinunciare alla Nutella, spostatevi come di là che andiamo a fare i muffin. Ed ecco gli ingredienti per i nostri simil muffin con Nutella di McDonald's. Allora, occorrono 130 g di zucchero, la ricetta prevederebbe lo zucchero bianco raffinato, noi stiamo usando uno zucchero integrale di canna, 130 g, 250 g di farina 00, potete anche sostituirla con la farina integrale, ma il muffin verrà più stopposetto, vi avviso, una bustina di lievito per dolci, 80 g di olio di semi, 80 g di acqua o latte, 2 uova intere e Nutella o simil Nutella quanto basta. Io vi do la ricetta della mia simil Nutella, questa qua, che vi allego tra le schede informative. Unica differenza rispetto a quella è che questa ho tritato le nocciole ancora calde, quindi l'aspetto è molto molto più vellutato e le ho tritate soprattutto col tritatore e non col frullatore. Comunque, bando alle ciance, la Nutella, quella che avete a casa, anche una bio, anche quella Ferrero. Cominciamo subito. Mettiamo in una terrina lo zucchero e le due uova. Le mie sono bio. Con le fruste lavoriamo benissimo questi due ingredienti. Non appena l'impasto risulterà bello spumoso, uniamo gli 80 g di olio e gli 80 g di acqua. E riamalgamiamo bene il tutto. Uniamo il lievito alla farina. Adesso aggiungiamo a piacere, questo del tutto facoltativo, l'aroma che preferiamo. Io metterò un cucchiaino di essenza di vaniglia e adesso mescoliamo il lievito alla farina e con un setaccino passiamo tutto al setaccio e uniamo le polveri alla parte liquida. Andiamo prima con la frusta a velocità bassa e poi incorporiamo sempre di più fino ad raggiungere una buona velocità. A questo punto preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Ora vi faccio vedere come fare dei filottini a mo' di fazzolettino. Si mette un quadrato di carta forno attorno al sopra un buco della teglia da muffin, ci si poggia un bicchiere di carta e si affonda velocemente. Si tirano ben bene gli angolini e estratti il bicchiere gli si dà la forma stringendo la carta così attorno alla lunghezza del bicchiere. Voilà, è il nostro pirottino, è pronto per accogliere il nostro impasto. Lui poi starà da solo, schiacciato dal peso dell'impasto, all'interno della nostra formina. Quindi facciamo tutti questi pirottini, quindi foderiamo la teglia. Quindi, realizzati tutti i pirottini, mettiamoli in teglia e riempiamoli con una bella cucchiaiata di impasto. E voilà! Ok, 11 muffin belli e pronti per essere infornati a 180 gradi, forno ventilato per 15-20 minuti. Mentre aspettiamo di sfornare i nostri muffin, prendiamo la Nutella e riscaldiamola o a bagnomaria per qualche minuto o 30 secondi nel forno a microonde. Io opterò per la seconda scelta. Lei, come vedete, si liquefà. Prendo una sacca poche con una punta a siringa. Tra l'altro la mia sacca poche non è neanche adatta per questa punta, ma ho solo questa, quindi mi devo arrangiare. Se farò pasticci capirete il perché, e verso all'interno la mia Nutella, sperando che non fuoriesca tutta subito. Fatto ciò, aspetto che i miei muffin siano pronti. Dopo 15 minuti esatti i nostri muffin sono super pronti, guardate che belli! Adesso inseriamo una siringata di Nutella ed ecco dei muffin con Nutella simil McDonald's, però pieni di ingredienti genuini, quindi sia il gusto
no al colesterolo, no, scherzo, perché con questo il colesterolo viene lo stesso, però sì al gusto, sì, con un sì alle cose buone, con un occhio attento a quello che mangiamo, mi raccomando. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Come simpatico questo muffin, semplice da realizzare, buono da mangiare, sicuramente di gusto, bravo, buono, buono e buono, non posso dire di no. Per gli amanti della cucina sana, potete, vi consiglio di sostituire la Nutella con la preparazione al cioccolato e nocciole della Rigoni e Asiago, che è molto simile come gusto alla Nutella, un po' meno buona, diciamo la verità, però è buona, no, dal punto di vista degli ingredienti, è un po' diversa. Oh, la Nutella è buona, non possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo dire tutto, lo sappiamo, quello siamo cresciuti tutti, sappiamo con un po' di Nutella, benissimo cosa c'è dentro, perché oramai le etichette ce lo urlano a squarciagola, l'informazione va è bene, tanta, okay. Però è inutile negare che è buona, va bene, su questo non si può discutere, perfetto, e non si può discutere neanche sulle ricette di Due Cuori e una Cappa, che risultano veramente anche ai più stupidi. Ma chi sono quelli? Non lo so, quindi anche io potrei riuscire a farle, ah, ecco, non, ecco sì. Non ci riesco, però non lo faccio. Allora no, ai più stupidi no. Ai più stupidi. E allora, bene, quindi bene. Continuate a vederci, condividete questo video. Io lo so perché Gabriele vi piace, perché lui non è politicamente corretto come me, cioè lui proprio è senza filtri e io so che apprezzate anche questo, bene, di lui. Bene. Va bene, vai. Basta, adesso basta parlare, che devo fare i video per Arte per Te, canale in cui vi aspetto numerosi, e soprattutto vi aspetto anche sull'altro canale, bene, Ombretta. Brava. Bene, vi salutiamo e ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.